invece uno scoppiette o utilizzo un altro gestore? Un minuto. Allora, già miseria. Ridica. Dicevo, sono di Energia, lei è il nostro cliente? Mi dica. Sì? Sì. No, perché... Ah, ho perso con luce gas? No, era per le... l'avevo chiamata per le scontistiche per i nuovi clienti, però già comunque lei con Energia. Però devo, sto cambiando. Ah, Perché? vabbè, stai cercando qualcosa? Ma io già ho fatto un contratto con... Sì, ho fatto il contratto con Mernello. Ah, ho capito. Va bene. Non so se le lo sa, io voglio offrire questa offerta. Praticamente Mernello è un gestore che è nuovo qui, è tutto siciliano. Non so se lei di dov'è. Io sono di Roma. Ah, sì, si sente dall'accento. Niente, questa compagnia Mernello praticamente è una compagnia nuova che produce tutto qui in Sicilia, luce, gas, energia, tutto anche, è molto conveniente. Se lei vuole può anche fare un contratto per un anno, è un anno di prova. Praticamente paga solo 20 euro al mese e niente più. Vuole fare questo contratto? Io mi trovo bene con quello che ho e comunque Sì, ma guarda che Enel Energia, oltre a dare 20 euro sì, con con Mernè. Enel uno ci sono delle bellissime scontistiche, infatti io lo stavo Sì, ma guarda che dicendo. Mernello è molto, molto, molto più. Praticamente cosa fa? Oltre a questo, gli mandano ogni mese un regalo a suo piacere di elettronica. Che vi posso dire, una telecamera, una friggitrice d'aria, un microonde, un cellulare Ho da. capito. Molto conviene molto perché Mannello praticamente si sta sponsorizzando qui con me su TikTok e sono io che faccio il promotore e è una buona cosa. Cosa ne pensa di questa offerta? No, come gli dicevo. Ah, non gli conviene. Mi dica. In questo momento sono con l'Invernello, l'energia Mernello. Mernello, sì. Sì. Con la M, Mernello, sì. Qui ci trovo. Non ci trovo troppo bene, va. No, 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 è una cosa che è qui a Scoglitti, è una gestione nostra, che Nostra? praticamente, sì, Mernello, nostra? Mernello, sì, è qui in Sicilia, l'abbiamo inventata noi e ci siamo fatti, visto che ci sono i cari, c'è tutto questo caro bolletta perché non si può ormai più campare, abbiamo deciso di formare questa energia Mernello. Che praticamente ci dà luce, tutto e facciamo questo per il Mernello e allora e ci autogestiamo noi perché per questo motivo qua perché non ci può. Sì, no, l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo costruita noi, visto che non si può più cambiare, che la bolletta della luce arriva il doppio, il triplo e il quadruplo, ho detto se facciamo una legge. Quando mamma? Come? 100% e allora mia madre c'è cioè mia madre allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di farla noi e questo è quello che Mernello se mia madre sta dicendo che la bolletta ha aumentato il 100% mia madre diceva no? E appunto noi abbiamo il Mernello.
Perché con il Mernello arriva 15-20 euro al mese. Anzi, gliela consiglio anche a lei di prendere questa cosa qui. Se vuole, gli do. Non so se Ora arriverà, arriverà. lei ha inventato una cosa adesso, non è che ha inventato la dita. Comunque non gli posso fare nulla se lei mi sta dicendo così. Io? Ma lei di dov'è? Di dove sei? Io Sì. adesso sto parlando, sì, io da Milano, però di origine sono albanese. Oh, albanese, io conosco tantissime persone albanese qui su TikTok. TikTok, ma hai sentito parlare? Non so neanche TikTok. TikTok. Come? Quattr'occhi. Sì, cosa sta cercando? Come? Mi segui? Mamma mia, Mi segui? come sta sua madre, signor Tutto Nunzio? bene. Praticamente qua la seguo sempre. Ah, si saluta mamma. Ciao, ciao. Come ti chiami? Intanto io di nome Maria. Ciao Maria, come stai? Ciao, signor Nunzio. Comunque è stato un piacere parlare con lei, eh? Non Grazie. sapevo nemmeno che eri lei, ma ci sto vedendo fatica adesso. È un piacere mio parlare con voi, siete delle persone splendide, veramente. La ringrazio tantissimo di aver ascoltato, la ringrazio tantissimo. Per noi è un piacere parlare con lei, anche se no, questo è il nostro lavoro. Sì. Direi che non la facciamo perché vogliamo il lavoro che dobbiamo farlo. Vabbè, che vuoi fare? Vabbè, la ringrazio tantissimo, signor Nunzio, mi saluta ancora la sua madre, le auguro una buona giornata, pure la invito qua in Albania, se vuole. Grazie da parte di mia madre, grazie, ciao, ciao, un buon lavoro. Ciao, Ciao, anche a lei ciao, grazie, buona giornata. ciao. mi seguiva su TikTok questa ragazza e voi mi seguite? Cliccate, segui e il mi piace, yes! Madonna. Pronto? Ehi! Wow! Pronto! Su che cazzo? Sincretino, chi sei uomo numero? E tu su TikTok, Posso... Cac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 
chiamata, come posso aiutarla? Come? Mi hai chiamata? Qualcuno ha lasciato il suo numero sulla pagina Facebook. Mi è stato chiamato, noi non chiamiamo. Come no? Ma se mi stai chiamando? Ma devi parlare più piano perché si sente troppo forte. Ho detto qualcuno ha lasciato il suo numero sulla pagina Facebook. Allora. Ok, mi dica una bella offerta di quelle che io non posso rifiutare. Internet illimitato. No, di più, di più. Gratuito, attivazione gratuita, 25,90 al mese per sempre, pagamento con addebito in conto corrente. Di... che non sia un conto prepagato. Di più, voglio di più. Io voglio che di più. Mi deve fare di meno. Di più e di meno, cioè di meno la bolletta, di più anche di più del limitato e di meno col, vuole mi suggerito quello che gli devo dire, va bene signora? No, non ho capito niente, ma l'ha chiamato com'è. Questa era mia.
Sì, posso parlare. Mi dica. Perfetto. Devo chiedere prima di tutto la sua età, che prodotto è per lei? Ma il prodotto è? La sua età, che prodotto è per lei? Sì, io ho 48 anni. Ok, bene. Vuole solo ingrandire il membro o anche bisogno di aumentare la potenza e la resistenza? Tutto, tutto, quello che è più possibile... Tutto. Sì, okay, grandi. Bene. Allora, questa è la pomata a base naturale, non ha né controindicazioni né effetti collaterali, non contrasta con nessun tipo di medicine che una persona potrebbe usare per varie problematiche della salute. Va applicata la mattina e la sera sul pene, massaggiando leggermente fino a completo assorbimento. Può utilizzarla anche prima di fare i rapporti. La sua formula è stata sviluppata per aumentare l'elasticità dei tessuti dei corpi spugnosi e fa in modo che questi si distendano e dimensione del pene aumenta di larghezza e lunghezza. Ma per quanto riguarda la potenza e anche la resistenza, abbiamo delle capsule. Tutto, che tutto. Si prende per bocca e si chiama Lovix. Me la mette in bocca? Un altro prodotto. Ma fino a quando allunga? Quando deve andare lungo? Beh, questa è la allora è una risposta. Io già ce l'ho vendi. Io ce l'ho già vendi. È consigliabile di fare tra un mese e due mesi di trattamento, magari le dico i prezzi, così lei può decidere. Allora, praticamente fino a quando può allungare il mio mese? La risposta è individuale, non può essere una cifra uguale per tutti. Ah, io ce l'ho già 20 centimetri, io lo volevo, tipo, siccome devo fare i film quelli sporchi, no? E volevo sapere se lo volevo più lungo possibile, più grosso possibile, e l'esistenza più per allora deve fare più a lungo, diciamo, il trattamento. Le dico tutti i prezzi così lei può scegliere. Vediamo quando possono, sì, quando possono. Sì. Per un mese bastano 3 scatole, 3 scatole sono scontate, si paga 105. Per 2 mesi bastano 6 scatole, sono sempre scontate, si paga 150. Oppure l'offerta maggiore di 10 scatole a 200, praticamente 20 al pezzo. E se, me li... e se me le compro tutte fino a quando mi allunga questa cosa? Perché io lo voglio... Ho detto non si può... Allora io mi compro queste capsule... Scusi, io mi compro le capsule, non so quando mi deve andare lungo. Ma è fisicamente impossibile dare le cifre esatte perché ognuno è a sé, no? Ognuno a sé, dell'organismo e sono diverse. Ma posso fare i film quelli sporchi si possono fare poi? Perché io quello che vuole può fare, me questo non mi riguarda. No, perché io se non faccio però se non faccio i film sporchi perché io lo sto facendo per lavoro più che altro, no? Per lavoro. Sì, ma queste le sue, diciamo, le cose intime che io non devo sapere. Io adesso ho detto tutti i prezzi, ho detto anche se fa un mese di trattamento, ovviamente chi fa 3 mesi avrà più risultato di chi fa un mese. Ma allunga. Però le cifre precise non signora. Possiamo fare perché la risposta è individuale di ogni corpo. Ma a sé. Allora, se vuole provare un mese può provare. Ma un mese, mi dico una cosa, signora, però mi faccio parlare. Ma allunga veramente? Diventa più lungo? Sì, questo sì. Me. Più lungo e più largo, ovvio. Porca miseria. Aumenta la dimensione. Mamma mia. E poi dopo non mi dà fastidio, signora. Non mi dà fastidio. Ma, mi scusi, lei ha fatto la richiesta per parlare delle cose sporche con una che non conosce. Ma le vende le cose. Ma io voglio. Che cosa io voglio sapere? Ma stiamo parlando lei, sto parlando come parla lei, bene. Io devo solo spiegare come funziona, come si usa il prodotto. E lei mi deve dire se vuole acquistare, sì o no. Tutto qui, tutto altro non mi compete. Va bene. Non sono dovuta a sentirlo e non voglio sentire. No, ha ragione. Va bene, allora io ci penserò. Va bene? Ma ci pensa quando vuole. Salve. Ciao. Chi gli ha dato il mio numero? Chi gli ha dato il mio numero? Disgraziati di TikTok. Pronto? Buongiorno, parlo con Sir Nunzio. Sì, sono io. Signora, mi chiamo Anna, la sto contattando riguardo Power Gel.
Chi? Sulla richiesta sul nostro sito. Chi? Per Power Gel. Power Gel? Sì. Cos'è questo Power Gel? Scusa, fammi ricordare. Per migliorare la potenza maschile. Ah, per... Per un'elezione, va? Sì. Ah, diciamo per fare il sesso quello forte. Quello wamp 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 o pam pam. Quello? Signora. Signore, lei ha la sua richiesta, mi dica. Come? Lei ha lasciato la richiesta. Quando l'ho lasciata sta richiesta? Oggi. Ah sì? Ma tu, secondo te, io non vado bene a letto? Pronto? Qualcuno gli ha dato questo numero? O sono l'abbo, non lo so. Comunque dai, io vado bene. Pam pam. Au, vambu, vambu, vambu. Pronto, buongiorno. Sono Giulia, la contatto da Pino. Mi avete la chiamata e se avete ricevuto una tipa del software che si è ricontattato. Come la posso aiutare? No, non mi ricordo. Avete ricevuto una chiamata e lei ha richiesto di essere contattato. Ho dovuto mungere dei bottoni perché mi hanno chiamato poco fa ma non capivo niente. Mi dica. Era per informare del passaggio che è stato visto che riguarda le attivazioni con internet. Ah. Lei ha un'attivazione, è già un pacchetto. Ma tu chi sei? Tim. No, tu chi sei? Giulia, la conto che da Tim. Giulia, di dove sei, Giulia? Palermo. Ah, io sono dalla Sicilia pure, Giulia, lo sai? No. Discoglitti sono. Ci sei stata mai Scoglitti? No. È bello Scoglitti, sai, c'è il mare. Perché non venite? C'è il mare, c'è la spiaggia Mernello pure a Scoglitti, lo sai? Ah, sì? Sì, è bellissimo. Però ti sento male, Giulia, puoi parlare più? C'è un casino, ma dove sei, a discoteca? Siamo tanti in ufficio, per questo mi sento... Ma ce l'avete l'aria condizionata a meno? Perché ieri in ospedale non c'era. C'è l'aria, vero? No, c'è. Meno male. E quanti anni hai, Giulia? Quanti anni hai? Io 25. Io sono un po' più grande, però sono bello, un bell'uomo, va. Se tu vai su TikTok mi chiamano Zio Quattrocchi. Ah, ok. Mi conosci? Allora è social, no, io non ho TikTok. Ah, meno male, almeno così ti ci metto. Che dobbiamo fare? Dobbiamo uscire insieme? No, era per informarla se ha internet come pacchetto. Ah, possiamo uscire qualche volta insieme, mica ti affronti, eh? No, non mi affronto, però consideri che ma sei fidanzata? Lì... E che fa? Guarda che bello qui. Io ti ospito a casa mia, c'è pure mia madre. Ma la ospitiamo a Giulia? Perché no? Perché no? Visto, mia madre mi ha detto perché no. Vieni qua, ti fai il bagno. Ci deve fare la badante a mia madre. Ma è anziana? Anziana, ho 86 anni, ma... Ah. Gli ha detto di sì. Sì. Non posso pagare. Però ci diamo a mangiare, ci facciamo la pasta. Oggi abbiamo mangiato lenticchie. Ah, buono, allora cos'è il caso vecchio? Sì, no, cos'è la mamma siciliana, fa lenticchie, fagioli. A me piace l'insalata con la fagiolina. Ma la fagiolina ci piace, magari a mamma. Vero, ma? Vieni. Quella fina, il casulino. Va bene, Giulia, allora vieni, ti aspettiamo. Ah, aspetti, sì, ma se l'hai impegnato. Con chi? Lei non è impegnato, no, è single. Sogno single. Ah, lei è single. Vieni. Io non sono single. Ma è vero. Perché mia madre dice non è vero, siccome...
allora. Ma però che sì, però, ma. Io sono onesta. Mia madre è onesta, mia madre, l'ho visto. E niente, no, Giulia, allora non si può fare. Va bene, non ti provo. Vabbè, Giulia. Forza Palermo, Giulia. Forza Palermo. Qualche volta devo venire, devo andare al bar Star, come si chiama? Star, la Piana degli Albanesi, a prendere il cannolo. Sì, cannoli siciliani. Che numero uno, cannolo, ricotta di pecora. E qui noi abbiamo un posto che si chiama Cannolia. Ed è troppo buono. È un bar? Sì, è un posto che fanno solo cannoli. Solo cannoli, non è un bar che hanno altre. No, solo cannoli, cannoli di pistacchio, cannoli, c'è il cannolo sgarbi. Cioè, mai sentito? Sì, è ricotta di capra. Capra! Cannoli più particolari. Sì, beh, buonissimo, vai. E c'è, tu vai sul Nunzio Quattro Occhi, cannoli. Va bene, Giulia? No, allora, la ringrazio, signor Quattro Occhi. Sei troppo simpatica, Giulia, un abbraccio, ciao. Grazie, buona giornata a lei. Ciao. Pronto? Buongiorno, signor Quattro Occhi. Sì, chi parla? Buongiorno, sono Gianluca, la contatto da Pasqua in Italia. Sì. E allora? Mi dica. Sì, mi dica. Che gestore ha? Ho gestore il Mernello. Il Mernello? Sì. Che cos'è il Mernello? È un gestore che è nuovo in Sicilia. Ah, un gestore locale? Sì. Ma non l'ho mai sentito il Mernello. Mernello è molto famoso, diventerà famoso questo Mernello. Meglio di la presente Manu e meglio ancora. È meglio quello del Manuè, del Pisciolo. Sì. Grande nozio. Ciao, caro, ciao. Ciao, chi sei? Niente, nozio, guardo i video su TikTok, allora ho detto, mo provo a fargli uno scherzo. E invece, un cazzo, è proprio la storia del Mernello. Ma sei veramente del call center oppure hai preso il numero così? No, avevo una compagnia, diciamo, gestivo un call center, quindi bene o male me la cavo a parlare. ho trovato il numero, ho detto mo provo a farglielo io a lui, vediamo. Invece no. Ma alla fine me lo spieghi che cazzo è sto Mernello? Non lo so. È una cosa a cazzo così, sì, è inventata al volo. Sì. E dove sei tu? Io sono di Tropea. Tropea, e allora spediscimi un po' di cipolle, dai. Un po' di cipolle. Come ti chiami? Antonio. Antonio, piacere Antonio, è stato molto bello parlare con te. Mi disturbo, no? Mi segui Antonio, seguimi, eh? Sì, ti seguo. Adesso ti sbatto su TikTok. Saluta gli amici di TikTok, dai. Ciao, bello, ciao. Sto Mernello deve diventare famoso. Non ho capito. Sono Luca, ti sto contattando da Vodafone Italia, come stai? Ah, Luca. Ciao, Luca. Tutto bene, tu? Bene, grazie. Che dobbiamo fare, Luca? Perché mi stai chiamando? Per la linea di casa, fibra ottica. E io già c'ho il gestore Mernello, Luca. Cos'è Mernello? Mernello, il gestore telefonico della Sicilia. Ah, della Sicilia. Dove abita lei? In quale comune? Comune di Vittoria, Luca. Tu dove? La provincia. Come? La provincia. Ragusa, Luca. E tu, Luca, di dove sei? Io? Sì. Io sono da Lombardia.
Infatti si sente dall'accento che sei lombardo. Prego? Si sente dall'accento che sei lombardo. Certo che sono lombardo. Si sente. Sì. Sono da Milano. Sì, da Milano sei, certo. E i tuoi genitori di dove sono, Luca? Dalla Liguria? Ma va. Sei un tipo interessante lei. Sono un tipo interessante? Perché? Ti piaccio? Per piacere. Ah, ti piaccio? No. Vai. Dove devo andare, Luca? Dove? Vai con la sua moglie, dove vai? Ah, no, non sono sposato. Infatti a me mi piacciono i maschi. Ho visto sul TikTok che sei sposato. Ah, tu mi segui su TikTok, disgraziato. Mi segui? Ah, sei albanese, Luca? No. Di dove sei? Da Lombardia. Avanti, dai. Non ti devi vergognare di essere... Mi hai detto di chiudere. Questo mi seguiva. Pronto? Sì, salve, pronto. Ho visto l'annuncio qui per il telefono, quello là che si monge, no? I bottoni. Il telefono a biella, no? Volevo sapere come funziona, no? Perché io con queste tasche, tutte cose moderne, non riesco. Tutte ecologiche, no? Tutte tecnologiche, queste cose qua. Ma lei come facciamo per prenderlo, questo telefono? È ancora disponibile? Il telefono? Sì. Quello nero? Sì. Ne ho uno bianco. E c'è bianco pure? Pure. Ah, ma siccome è bianco si può... Vabbè, uguale. E come facciamo? Io non ne capisco. Mio figlio mi ha fatto fare questa cosa qui, finalmente sono ritrovato questo telefono che si mangiano i bottoni, no? E volevo sapere se è possibile, che devo venire, lo prende lei, me lo manda, come facciamo? Io sono da poco qui a... Lei dov'è? Io mi trovo vicino a Biella. Bella, non lo so come sia, io dalla Sicilia, non, da poco che sono lì, da manca un anno. È un negozio oppure lei vengo da casa sua e me lo prendo? No, io sono un privato, ma lei dove abita? Ah, ma che ne so, io da poco che sono qua, sono un vecchio, ma lei può venire a casa mia? Non ho capito, lei chiama dalla Sicilia? No, sono siciliano, però mi sono trasferito là. Ah, quindi adesso lei è a Biella? A Biella sono. Ma mi dico una cosa, ma ci può mettere il merlello nel telefono? Pronto? Mettere cosa? Il merlello, come dalla Sicilia abbiamo i merneli che mettiamo nel telefono, no? E volevo sapere... Non so cos'è il mernello. Come? Non so che cos'è. Cos'è il merlello? Ah, ma allora non lo sa. Praticamente sono delle cose che si mettono nel cellulare, nel telefono, quello fisso, quello mobile, tutto. Ah. Ma allora come facciamo? Vengo a casa sua e me lo compro? Signore? Se no ci incontriamo. Ma io mi confondo. Lei l'ha letto sull'annuncio. Io vengo da un paese piccolino, vengo e finalmente ho trovato questo telefono che desideravo da una vita. Perché tutte queste tecnologiche mi fanno veramente cagare. Tutti, mi confondo, mi capisce, no? Io ho 74 anni. Vengo da, io in Sicilia avevo le pecore, avevo. Che ne capisco io. Però io per chiamare mia nipote che ancora sono in Sicilia un poco, capisci? E allora facciamo che fa? Ci incontriamo, però io mi confondo. Perché adesso sono via da casa, ci sentiamo un altro momento e ci troviamo. Ma lei sa parlare siciliano? Io non è che non lo capisco. Io non sono siciliano. Ah, sono peccato. Come ti chiami, Gioia? C'è Marco. Marco, un nome nordico. Bello. E io da poco che sono qui al nord. Ma mica mi piace, è troppo freddo, è un po' umido, caldo. Non si capisce niente. È bello dove abitavo io in Sicilia. È bello, c'è il mare, c'è tanta frutta, verdura che è vicino. Te la corra per raccogliere nei campi.
Gioia mia, quella disgraziata di mia moglie per forza ha voluto venire vicino al suo figlio, che perché mio figlio lavora lì e lei ha dovuto andare là in zia, tipo che mio figlio non poteva stare solo. Tu le mamme siciliane, lei me capisce, no? Gioia mia. Comunque, Marco, dove lavora tuo figlio? Ma che ne so io, lavora lì a qualche fabbrica. Che ne so, tu non poteva restare in Sicilia che c'avevo le pecore io. No, deve andare lì a lavorare in fabbrica. Magari guadagna di più, Però la natura è natura. Guadagna di più e poi si infetta tutti i parmoni di smog, da cavolate, dopo. Noi in Sicilia, caro Marco, avevamo il mernello. Il mernello. Ma lei, tu non lo sai che cos'è il mernello? Ma il mernello, non l'ho mai sentito. Mai sentito il mernello? Siete al nord, Gioia. Comunque, ma sto telefono funziona, Marco? Parliamo di cosa sei, Marco? Pronto? Funziona sto telefono? Perché nella foto vedo un pochettino sporco? Beh, ma quello nero o quello bianco? Io ne vedo solo uno, quello nero vedo. No, quello nero non ce l'ho più, ce n'è un altro uguale che bianco. Ma si sporca? No. Che è? Perché che quella mia moglie quando parla sputa, no? Sì, quella mia moglie è una cosa, caro mio. Che se sapevo la lasciavo e mi mettevo con qualche russa. Bella la russa, Marco. Ma lei, ma senti una cosa, Marco, ma lì ci sono le russe? La russa però costava di più, Però almeno una bella. Ma sì, ma ce ne sono lì come persone della Russia, cose, ucraino, queste belle bionde, belle fisica, belle. Ce n'è lì? Dove a Biella? A Biella. Sì, ce ne sono. C'è bello. Adesso io mi metto. Devi mantenere poi, c'hai i soldi te. Sì, prendo una bella pensione. Quando ero giovane mi sono rotto la schiena. Basta la pensione. Vediamo. Ma senta una cosa, Marco, quando poi vengo per prendere il telefono, no? Mi ci porti da qualche bella femmina. Ma ci porti. Ma te vuoi le russe, ci vanno i soldi lì, Ma per me è importante che fanno le cose quelle là sporche. Marco, alla mia età spingevo le tabbie, spingevo le rocce con il mio. Mi capisce, no? Ho capito. Però mi prendo la pillolina, quella blu, capito? Bella. Okay, Marco, ci vediamo, che è troppo. Ci vediamo, va bene? Ci sentiamo, ha fatto piacere. Ciao, Marco. Ci sentiamo più avanti. Ciao, okay. Bello. E vive il mernello. Ok. Ciao, Marco, grazie. Bello. Ciao. Mua. Bello. Bello. Regina telefonica di casa. Lei utilizza già Tim o un altro gestore? Come ti chiami? Maria Grazia. Maria Grazia, che bel nome. E di dove sei? Dire. Come? Siciliana come lei. Ah, e come sa lei che sono siciliano, scusi? È perché qua mi risulta, se è corretto, Vittoria. Me sa tutto di me. Lei signor Nunzio. Me? Ma come fa a saperle? Ah, mistero. Scusa, io qua ho paura. Ah, no, per carità. Ma tu di dove sei, Maria Grazia? Catania. Ah, allora siamo vicini, ci possiamo anche conoscere, perché nella voce mi sembri anche una bella ragazza. Quanti anni hai? È un bel po'. Tipo? Non si dice. Dai. No, allora. Signor Nunzio, interessato alle proposte che Ma già mi mantiene le distanze, signor Nunzio, ma come? Noi dobbiamo conoscerci e tu mi dici signor Nunzio. Io sono forte. Perciò, ma ragazzi, come sei combinata allora? In che senso? Di come sei, quando sei alta, capelli biondi, scuri. No, ma io non sono tenuta a dire questo, io propongo le proposte team. Ma tu sai tutto di me, sai dove abito, sai dove sono. Ma il mio lavoro. Ma come, scusa, ma ragazzi, una domanda, come fai a sapere tutte queste cose? Cosa, come mai? Cliente team, comunque adesso cosa mi proponi? Allora noi proponiamo linea telefonica di no casa. Io parlo, cosa mi proponi tu se dobbiamo uscire? Io non propongo niente, signor Nunzio, possiamo chiudere. Ma non mi chiamare signor Nunzio, non mi chiamare signor Nunzio, mi fa sentire vecchio. Allora Maria Grazia, allora dai, sì, mi dica come 73? Mamma, sai tutto. Io sono, se tu invece? No, tu sai il mio. Tu sai come mi chiamo, tutto. Che anno sono? Vicini, vicinissimi. Ma tu sei meno o di più? Di più. Bella, bella, mi piace.
la donna matura, immagino. E allora quando viene a Scoglitti? Perché io sono di Scoglitti. A fare cosa? A conoscerci. Ma sei tutto di me. Io sono impegnata. E vabbè, lo lasci lì a Catania, che ne sa lui? Mica lo sa. No. Va bene, io non c'è. Chiudiamo qua la chiamata. Dai, mi molli così. Mannaggia. Ti voglio bene. Ti voglio bene, grazie. Vale, grazie. Grazie mille, una buona serata. A te, Gioia, ti voglio bene. Ti bebe, bebe. Allora, mi dica. Io c'ho il gestore Mernello. Ok, quanto paga al mese? Pago 5 euro al mese, più internet, e mi danno pure Netflix, mi danno dato. 5 euro al mese a internet? Ho internet, Netflix gratis e 5 euro al mese con sul cellulare tutto illimitato. Ok, io parlo per la rete quella fissa a casa. È sì, 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 internet. Allora, internet sul cellulare è illimitato. Poi c'ho internet a casa, poi c'ho Netflix. 5 euro tutto. È gestore Mernello, è un nuovo gestore siciliano. Ah, va bene, la ringrazio allora. Se vuole li posso fare un'offerta, li posso fare un contratto io. Se... No, grazie. 5 euro, guarda che è conveniente, signora. 5 euro internet da cellulare illimitato, internet a casa, Netflix, dopo mi hanno detto che tra una settimana mi mandano pure l'iPhone 14 Pro. Ah, addirittura. Vuole fa... No, vuole... no, grazie, non mi interessa. Ma come non gli interessa? È un'offerta bellissima, signora. No, grazie, non... No, guarda che è conveniente. Mi dica. Mi dica. Le ho chiesto, lei a casa che gestore utilizza? Io uso praticamente un nuovo gestore, il Mernello. Guardi, noi con Finn siamo in promozione a soli 24,90 al mese. Per i primi 3 mesi però la bolletta è gratuita, perché ti offre un bonus di 3 mesi gratuiti. Le spiego, la prima fattura andrà a maturare nel mese di novembre, dopodiché le andrà a pagare 24,90. Ma dice ma per il fatto di stare di casa? Sì, è il wifi di casa. E per 3 mesi è gratis? Sì. Esatto, sì. No, perché... Magari se non si trova bene entro 3 mesi lo può togliere. Sì, ma siccome io uso qui abbiamo il Mernello, è nuovo, non so se l'ha mai sentito, un gestore Mernello che paghi pochissimo, 12 euro per 2 mesi, tipo 8 euro al mese. Beh, internet... Ho capito, però comunque non le offro un servizio che le offro SIM, io nella mia offerta le posso offrire anche una SIM con un cellulare. No, c'è tutto. C'è tutto. Anche la SIM al cellulare, questo gestore. Il Mernello, sì, 3 SIM per poi andare anche a stare a fare tutti, no? Vabbè, però comunque non gli dà la qualità che gli dà SIM. No, ma si prende ovunque. Guarda, io quando andavo a cacare nel cesso, no? Non prendeva. Invece col Mernello prende, capito? Ho capito. Però guardi, io le posso fare un controllo di copertura per vedere se si è liberato qualche posto in cabina con la fibra ottica di SIM. Ma ce l'ha... Sì, ma siccome io... Allora, glielo spiego, no? Il come di adattare non lo fa, diciamo, di tutto, capito? No, non ho capito. Allora, quando io uso il Mernello, no, e vado in spiaggia e mi metto sotto l'acqua, prende anche. Cioè, quindi questo è un wifi portatile, da come ho capito, una saponetta, diciamo. Più bagnoschiuma che saponetta. No, non ho capito quello che mi vuole dire, mi sta prendendo in giro o altro? No, assolutamente. Sto lavorando, comunque. No, signora, allora gli spiego.
Il problema è che fa della team. È un problema che allora, se a volte vado là, non prende. Invece con il Mernello, se io vado dove stare, allora prende, capito? Io ho capito, però lei deve sapere. Di un gambo. No. Non le posso controllare la copertura. E me la controlli, signora. È un ottimo. La temperatura? Attende il portale. La temperatura? Che temperatura? Avevo capito la temperatura. No. Allora mi dica un attimo il comune. De Mernello. Come? Mernello. Mernello? Sì. Ma non esiste, cioè non me lo dà. Che cosa? Mi dica un attimo il capo. 97.0 Vendale. 97.0 Vendale. 60? Sì. Ma è sicuro che è 97.060? No. Qual è allora, mi scusi? 97.0 Ernana. Zero? Ernana. Ma mi sta prendendo in giro? No, signora, assolutamente. Non esiste un cap con un nome a fianco. Ah, ma lei voleva il cap? Sì. Ah, scusi. È mai venuta a Scoglitti? No, non sono mai venuta a Scoglitti. E deve venire, è bellissimo, è un paese di mare. Troppo bello. Lo so. Venga, venga. È perché c'è, perché lì è tutto pieno di Mernelli, capisci, signor? La linea Mernello è quello che in questo momento va bene. Scusi, ma che gestore è Mernello? Tutti lo usiamo, è una ditta siciliana che viene da Scoglitti e tutti lo stiamo usando. Ma forse è Maranello, no Mernello? La ditta telefonica, la ditta Mernello, che lo stanno usando tutti in questo momento. Ed è troppo buona. Ma guardi, io non conosco questa ditta. È nuova, è troppo buona. Prende ovunque. Addirittura quando io andavo a fare la cacca, non prendeva con gli altri gestori. Adesso con Mernello prende. Sì, mi deve dire l'indirizzo adesso. Via Ronardi. Che? Via Ronardi. Via Ronardi. Mendone. 28. Sini. Ronaldo Leonardo, mi scusi. Ma che cosa, la via dove abito io? Sì. No, è perché gli devo dire dove abito io? Per controllare la copertura, per vedere se non arriva il fibra ottica. Ma io ho paura di dare il mio indirizzo. Che c'entra? Vabbè, dai, arrivederci che è meglio. Perché? Ma allora lei non vuole parlare con me? Forse perché sono siciliano? Ma che sta dicendo? Mi sa che lei ha molti pregiudizi, mi dispiace. Non ho capito? Ha molti pregiudizi, perché siccome ha capito no, che... No, ma lei mi sta... Pronto? Pronto? Sì? Sì, buonasera signore, sono Melissa, la sto notando da Shop Online in merito di una richiesta, mi esce del nome suo per il prodotto di Cannabis Oil per la potenza, miglioramenti sessuali. Prima di tutto signore, le volevo di fare un po' delle domande e anche di spiegare un po' meglio. Questo prodotto signore vuole di utilizzare lei? Ma intanto tu come ti chiami? Melissa. Melissa, di dove sei? Allora signore, io sono greca. Oh che bello, a me piace la Grecia. Sai? Come scusi? Non sono mai stato in Grecia, però mi piacerebbe andare in Grecia, sai? Perfetto. Io lavoro in Italia signore, ho visto se trovo a Bari anche a Milano. Quindi per quanto riguarda signore il prodotto di Cannabis Oil per la potenza, le volevo di fare un po' delle domande. Sì. Questo prodotto vuole di utilizzare lei? Ma è sicuro che mi attranta? Come scusi? È sicuro che mi attranta? Ovviamente. Allora signore, prima di tutto le dico che il prodotto è un prodotto 100% naturale. Sì. Non ce l'ha nessun controindicazioni oppure neanche. Ma com'è fatto? Com'è fatto questo coso? Com'è fatto? Allora, volevo di chiedere, signore, lei quanti anni ha, prego? Io ho 48 anni. 48 anni? Lei vuole di migliorare la sua vita sessuale in generale oppure qualche aspetto specifico? Siccome praticamente voglio fare i film quelli là sporchi, no? Non so se l'hai presente. Che quella... cosa? Voglio fare i film. Allora, per fare i film ho bisogno più resistenza a tutte queste cose qui, no? Capisco, va bene signore. Perché per farmela... Quindi il prodotto di Cannabis Oil... Per farmela attrandare di più, scelta. No? Capito? Come? No, per farmela attrandare di più, e così posso fare i film e mi pagano e faccio soldi. Sì, appunto, per essere più resistente, capisco. Quindi il prodotto, signore, le parliamo che... Ma lei quanti anni ha? Sessuali,
sessuale. Scusa, perché Cristina aumenta la potenza, aumenta la durata dei rapporti sessuali, dell'essenza maschile. Hanno un effetto tonico, migliorano la salute generale. Alla grande, e vabbè, ci credo. Ci credo, signora, io la credo. Non allunghiamo il sugo, va bene? Ah, capisco. Sì, no, allora, ci credo. Per quanto riguarda il prodotto... quanto costa? Andiamo al sodo, quanto costa? Il prezzo è come l'ha già letto sul sito quando ha fatto la richiesta. Quanto costa? Il prezzo, signore, è come l'ha già detto... Non me l'ha visto quando ha fatto la richiesta. Ma tu quanti anni hai? Sto parlando con lei per il prodotto, non c'entra la mia età. Ma insomma, quanto costa? Io non me lo ricordo. Quanto costa questo prodotto? Il prezzo le viene di 39 euro, un confezione. E quanto ce n'è dentro? Ce l'ha dentro 10 capsule. 10 capsule, 39 euro? Sì. E una capsula quanto dura? Un giorno intero? Allora, una capsula, signore, lei deve prendere prima dei rapporti. Ah, e quanto dura? Tipo un'ora, 2 ore, 3 ore? Quanto dura sto... Le viene di 20 capsule, scusi. Le viene di 20 capsule. Ah, 20 capsule. Di una confezione. Ah, e quando mi dura una pillola? Quando mi diventa tranda, dura? Quando prendo una pillola? Allora, per quanto riguarda questo prodotto, signore, parliamo di 2-3 volte in più che questo che lei ha adesso. Parliamo ovviamente, signore, per la quanto riguarda... Ma insomma, dura pure... buoni effetti? Ma anche la potenza sessuale dura? Diciamo, no, per... sì, la potenza... No, la potenza. Sessuali, scusa. L'erezione, la durata, bello, bello. Ma sì. Un'altra cosa, ma con due ragazze posso usarla anche con gli uomini? Allora, signore, può fare come vuole lei. No, ma anche con gli uomini? Sì, ovviamente, come vuole lei. Ma gli effetti collaterali quali sono? Non c'ha nessun effetto collaterale. Può essere che mi diventa dura per tutto il giorno fino all'indomani e non posso dormire? Parliamo, signore, sempre per avere la durata. Ma per quanto riguarda, signor Nunzio, il prodotto di cannabis oil, per la sua età... Per avere questi miglioramenti per 4-5 anni bisogno, successivi, non quindi bisogno. Non avere il bisogno di utilizzare degli altri prodotti oppure neanche di questo, parliamo di un trattamento per lei che le viene da un mese e mezzo fino a 2 mesi in qui. Quindi il trattamento di 2 mesi le viene oggi di 6 confezioni, in cui 4 le paga lei, 2 le viene da parte nostra, spedizione gratuito, le viene di 148 euro. Ma anche questo, infatti, lo sai che qual è il problema, signora? Però mi deve fare parlare. Sì, sai il problema qual è? Siccome io ce l'ho troppo lungo e grosso e ho fatica a farmelo diventare duro, ma queste cose se me ne devo prendere 2 così, capito? Come 2? Siccome io ce l'ho troppo lungo e troppo grosso e fa fatica a diventare duro perché ce l'ho 25 centimetri, me devo prendere 2 pillole. Non c'è nessun problema perché il prodotto è sempre naturale. Sì, perché io ce l'ho troppo lungo e grosso, infatti io non posso trovare una ragazza che sta con me. E allora devo fare i film. Per i film vado bene, perché lei lo sa, te le sei viste qualche film, no? E perciò... Per quanto riguarda il prodotto, sì, può utilizzare, signore, può prendere anche 2 al giorno, non ce l'ha nessun problema, il prodotto le viene già certificato, già sperimentato, sì, per l'efficacia, sì, anche per la qualità. Va bene, signora, ok, la richiamo io, va bene? Oppure mi richiama lei? Signore, perché lei non ce l'ha la possibilità di chiamare. E allora chiamami tu. Il prodotto le viene entro 5 giorni lavorativi. Ho clienti, chiamami tu, va bene? Chiamami fra... Signore, non posso chiamare. Chiamare allora. Va bene? Ok. E allora niente, io ho da fare, non posso. C'ho clienti, va bene? Ma signore, le avete già fatto la richiesta, già non stiamo parlando, scusi. Io ho da fare, non posso parlare. Non posso parlare che c'ho clienti, sto lavorando. Hai capito? Ma anche io sto lavorando. E allora che dobbiamo fare? Io devo stare. Ciao. Sì, posso parlare. Mi dica. Devo chiedere prima di tutto la sua età, che prodotto è per lei? Il prodotto è? La sua età, che prodotto è per lei? Sì, io ho 48 anni. Ok, bene.
vuole solo ingrandire il membro o anche bisogno di aumentare la potenza e la resistenza? Tutto, tutto, quello che è più possibile. Sì, okay, grandi. Allora, questa è la pomata a base naturale, non ha né controindicazioni né effetti collaterali. Non contrasta con nessun tipo di medicine che una persona potrebbe usare per varie problematiche della salute. Va applicata la mattina alla sera sul pene, massaggiando leggermente fino a completo assorbimento. Può utilizzarla anche prima di fare i rapporti. La sua formula è stata sviluppata per aumentare l'elasticità dei tessuti dei corpi spugnosi e fa in modo che questi si distendano e la dimensione del pene aumenta di larghezza e lunghezza. Ma per quanto riguarda la potenza e anche la resistenza, abbiamo delle capsule. Tutto, tutto. Per bocca e si chiama Lovice. Me la metto in bocca. Un altro prodotto. Ma fino a quando allunga? Quando diventa lungo? Beh, questa è la allora è una. Io già ce l'ho vendi. Io ce l'ho già vendi. È consigliabile di fare tra un mese e due mesi di trattamento, magari le dico i prezzi, così lei può decidere. Allora, praticamente fino a quando può allungare il mio mese. La risposta individuale non può essere una cifra uguale per tutti. Ah, io ce l'ho già 20 centimetri, io lo volevo, tipo, siccome devo fare i film quelli sporchi, no? E volevo sapere se lo volevo più lungo possibile, più grosso possibile, e l'esistenza più precisa. Allora deve fare più a lungo, diciamo, il trattamento. Le dico tutti i prezzi così lei può scegliere. Vediamo quando possono, sì, quando possono. Sì. Per un mese bastano tre scatole sono scontate e si paga 105. Per due mesi bastano 6 scatole, sono sempre scontate e si paga 150. Oppure l'offerta maggiore di 10 scatole a 200, praticamente 20 al pezzo. E se me le... un mese, due. E se me le compro tutte fino a quando mi allunga questa cosa? Perché io lo voglio... Ho detto non si può... Allora io mi compro queste capsule... Scusi, io mi compro le capsule, non so quando mi diventa lungo. Ma è fisicamente impossibile dare le cifre esatte perché ognuno è a sé, no? Ognuno a sé, gli altri per l'organismo e sono diverse. Ma posso fare i film quelli sporchi si possono fare poi? Perché io quello che vuole può fare, questo non mi riguarda. No, perché io se non faccio. Però se non faccio i film sporchi, perché io lo sto facendo per lavoro, più che altro, no? Per lavoro. Sì, ma queste le sue, diciamo, le cose intime che io non devo sapere. Io adesso ho detto tutti i prezzi, ho detto anche se fa un mese di trattamento, ovviamente chi fa 3 mesi avrà più risultato di chi fa un mese. Ma allunga. Però le cifre precise non possiamo fare perché la risposta è individuale di ogni corpo a sé. Allora, se vuole provare un mese può provare. Ma un mi mese, dico una cosa, signora, però mi faccio parlare. Ma allunga veramente? Diventa più lungo? Sì, questo sì. Me. Più lungo e più largo, ovvio. Porca miseria. Aumenta la dimensione. Mamma mia. E poi dopo non mi dà fastidio, signora. Non mi dà fastidio. Ma, lei ha fatto la richiesta per parlare delle cose sporche con una che non conosce. Ma veramente è così. Ma io. Ma... Che cosa io voglio sapere? Ma stiamo parlando lei? Sto parlando come parla lei? Bene. Ha detto io devo solo spiegare come funziona, come si usa il prodotto. E lei mi deve dire se vuole acquistare, sì o no. Tutto qui, tutto altro non mi compete. Va bene. Non sono dovuta a sentirlo e non voglio sentire. No, ha ragione. Va bene, allora io ci penserò. Va bene? Ma ci pensa quando vuole. Salve. Ciao. Chi gli ha dato il mio numero? Chi gli ha dato il mio numero? Disgraziati di TikTok. Sì, allora, le stavo dicendo che l'hanno dato dagli uffici team per quanto riguarda le nuove offerte internet a casa. Lei che gestore è? Io c'ho il gestore Mernello. Ok, quanto paga al mese? Pago 5 euro al mese, più internet, e mi danno pure Netflix, mi danno dato. Internet, Netflix gratis e 5 euro al mese sul cellulare tutto illimitato. Ok, io parlo per
la rete, quella fissa a casa. Sì, pensato... sì, internet. Allora, internet sul cellulare è limitato. Poi c'ho internet a casa, poi c'ho e Netflix. Quanto paga per quello? 5 euro tutto. È gestore Mernello, è un nuovo gestore siciliano. Se vuole le posso fare un'offerta, le posso fare un contratto io. Se... No, grazie. 5 euro, guarda che è conveniente, signora. 5 euro internet da cellulare limitato, internet a casa, Netflix, dopo mi hanno detto che tra una settimana mi mandano pure l'iPhone 14 Pro. Ah, addirittura. Vuole fare... Vuole... No, grazie. Ma come non gli interessa? È un'offerta bellissima, signora. No, grazie, non... No, guarda che è conveniente. Promuovere le nuove tariffe di luce e gas, Doveni blocca le basse delle tasse sulle 10 euro al mese per 2 anni. Si okay. Occupa lei di gestire sì. Le utenze di casa, signor sì. Controlli. Sì, lei da dove chiama? Dall'Italia? Sì. Se, no, siccome sono abituato a parlare con le albanesi. No, sì. Io la contatto dalla Calabria precisamente. No, io praticamente io sono abituato a parlare con i call center albanesi, perciò non mi viene bene parlare con gli italiani. Ma era ironica la cosa. No, assolutamente. Se mi può passare qualche call center in Albania, perché... Non credo proprio abbia questa possibilità. No, va perché... No, mi dice, come io sono abituato a parlare con gli albanesi, mi trovo bene a parlare con i call center albanesi e... Perché li conoscono meglio, lo gestiscono meglio? Sì. Ah, ok, rispetto agli italiani, capisce di più la lingua? No, loro parlano italiano benissimo, meglio degli italiani, assolutamente. Okay. Però io... Quindi, sì. Da parte degli italiani non c'è questa possibilità di poter comunque esporre chiaramente le nuove tariffe di Eni? No, allora, io non dico questo, però siccome io sono abituato a parlare con gli albanesi e mi trovo bene a parlare con i call center albanesi, vorrei, se è possibile, avere... Io non ho questa facoltà di poter... Non è come sulla telefonia, dove comunque il servizio che l'ha contattato dall'estero ha la possibilità di trasferire la chiamata in Italia. Noi, essendo già in Italia, no. Quindi non trasferiamo le chiamate all'estero. Ah, e allora... E allora niente, con le persone straniere. Ho capito, ok, no. arrivederci, salve, arrivederci. Io voglio gli albanesi che mi piacciono.